Io quello che chiedo, che mi chiedo sempre è, ci si lamenta del teatro di prosa. Ma signori, il teatro di prosa ha frantumato lo scroto ormai di un certo tipo. Cioè, onestamente, io voglio dire questo. Io ho fatto per esempio una regia, due regie d'opera di Donizetti, Don Pasquale e un altro. E a un certo punto mi è stato chiesto come mai hai mantenuto quella scenografia attuale del 700, del 800, quello che ho detto, per enorme rispetto. Perché noi dobbiamo, se siamo profondamente seri, l'opera costruirla, continuare, e non solo con la dodecafonica, ma crescere, sviluppare. Non è che l'opera si deve per forza essere fermata, si è fermata con Stravinsky o questo che è, ma deve andare avanti. Allora io, Donizetti, ho mantenuto quelle scenografie dipinte che si usavano in quei tempi. Era troppo facile far entrare una drag queen o un Henry Davis, insomma, sorprendere con delle cose. Questo è l'esempio per dire di come bisogna andare avanti. Io credo che la prosa ci deve essere, guai chi la tocca. Io vado a vedere Zio Vania, vado a vedere Shakespeare, mi piace, ma ci deve essere una drammaturgia nuova, un racconto del nostro paese nuovo. Perché se no i vari Shakespeare, i vari Pinter, i vari... hanno ragione poi a lamentarsi e a ribaltarsi. Poi dice è troppo facile, ma non è vero che è difficile, però bisogna svilupparle delle cose. Come possiamo noi invitare i giovani, le nuove generazioni a rivedere per la 42esima volta quella cosa fatta in 42 modi diversi? Io parlo da spettatore, è incredibile. E allora dare spazio è rischioso, certo che è rischioso, come era rischioso 200 anni fa, dove la gente gridava, si lamentava, fischiava, eccetera, che non gli piaceva, ma dare ai nuove generazioni la possibilità di costruire una nuova drammaturgia, raccontare il nostro paese che è meraviglioso nel bene e nel male. Quindi è questo che è interessante, no? Io ho cominciato senza possibilità economiche, allora era un one man show da solo, perché non avevo i soldi per costruire, per comprare una sedia. Quindi devi per forza esserci tu e tu col tuo racconto raccontare quello che è. Però questo è troppo facile dirlo, non so, ma mi piace vederlo, perché è molto importante. Questo teatro cresce solo così, cresce con il nostro tempo, e non si deve vergognare di raccontare il nostro tempo. E questo è certo che è difficile, ma bisogna lavorare, ti devi, come dire, ritrovare con autori, ti devi ritrovare con scenografi d'accordo con te, ti devi ritrovare con responsabili d'accordo in questa cosa. Invece no, si è spezzato il filo e a un certo punto tu vedi qui Madama Butterfly, per esempio, e da Madama Butterfly vai a musica ipercontemporanea, che sembra le grotte di Frassassi, e tu dici che non c'è quella via di mezzo che si desidera. E allora quello è, come dire, è un alibi incredibile, perché ti stacchi. È molto più semplice, però bisogna lavorare, bisogna costruire queste cose. Io lo ripeto sempre questo, perché è così, ci si lamenta perché il teatro, per esempio, c'è sempre un po' meno. Alcuni teatri, non lo dico perché vedo che ci sono per esempio dei teatri, c'è un teatro qui a Milano, che sta cominciando a coinvolgere delle giovani compagnie, dei giovani movimenti, e la gente comincia ad andare, si sta interessando, perché c'è un racconto del nostro tempo, un racconto di questo con un linguaggio contemporaneo, diverso. Ma non bisogna abbandonare la prosa, attenzione, guai, eh. Io, il mio sogno è fare Zio Vania, e mi piacerebbe farlo Zio Vania, ma che bisogna anche raccontare quello che ci circonda e non vergognarsi. Se è considerato uno dei libri più volgari della storia dell'uomo, bisogna raccontare questo.